filiera della ricettazione. Ed ormai è diventato un caso quello delle sigarette elettroniche. Questa mattina è intervenuto il ministro della Salute Lorenzin. Nei giorni scorsi, tra l'altro, è stata aperta un'inchiesta sulla presunta presenza nei liquidi di metalli pesanti e quindi nocivi per la salute umana. In Consiglio dei Ministri, ha detto la ministra, si sta predisponendo la direttiva tabacchi con un capitolo dedicato proprio alle sigarette elettroniche. Se i tempi però dovessero allungarsi, verrà fatta un'ordinanza con l'obiettivo proprio di riordinare l'intero settore esploso negli ultimi mesi, ma sul quale c'è ancora poca chiarezza. Piombo, cadmio, cromo, arsenico. Spuntano metalli pesanti, tossici per la salute, anche cancerogeni nei liquidi usati per le sigarette elettroniche. Lo certificano le analisi effettuate dal Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli su commissione del quotidiano online dei consumatori, Il Salvagente. Una batosta per chi si è affidato alle e-sig nella speranza di smettere di fumare o limitare i danni del vizio. Il fatto di trovare tracce di metalli pesanti è comunque un'allerta dal punto di vista sanitario, è chiaro che le quantità sono anche importanti e soprattutto la quantità e il tempo di esposizione ai metalli pesanti. Tutti i metalli pesanti hanno questo effetto infiammatorio che quindi può condurre, come dicevamo prima, a una stimolazione del sistema immunitario e del sistema cellulare che può portare a problemi di tipo anche tumorale. I dati di queste ultime analisi su 6 tipi di ricariche ed aromi sono finiti in un nuovo fascicolo aperto dal procuratore di Torino Raffaele Guariniello, mentre le associazioni di consumatori affilano le armi. Se il Salvagente denuncia che dentro a questi liquidi c'è veleno puro, il Codacons chiede analisi a tappeto, sequestri e l'intervento dei NAS, mentre l'ANAF, l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico che riunisce i produttori, invoca regole precise sui prodotti non certificati e non controllati, ma assicura che l'80% del mercato italiano ha una provenienza sicura. Una regolamentazione del settore delle e-sig necessaria è annunciata oggi dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. In Consiglio dei Ministri si sta predisponendo la direttiva tabacchi con all'interno anche il capitolo sulle sigarette elettroniche, ha detto il Ministro, anticipando che se i tempi dovessero allungarsi provvederà con un'ordinanza per effettuare i controlli. Già l'Istituto Superiore di Sanità aveva lanciato l'allarme raccomandandone il divieto nelle scuole. Adesso però, dopo il ritrovamento di queste sostanze tossiche nei liquidi aromatici, diventa sempre più evidente la necessità di una normativa. Perché anche se non ci sono ancora studi definitivi sulla tossicità delle sigarette elettroniche, è sempre più chiaro che possono servire per smettere di fumare. Io mi devo esporre a un rischio, seppur piccolo, per ottenere nessun risultato non va bene. Se invece mi posso esporre a un rischio minore rispetto alla sigaretta per giungere a smettere di fumare, quindi a smettere di usare sia la sigaretta elettronica che la sigaretta vera, questo è un altro discorso ed è sicuramente positivo come discorso, e però va dimostrato con studi indipendenti che dimostrino che effettivamente la sigaretta elettronica consente di smettere di fumare, deve essere considerato un farmaco per smettere di fumare, quindi andrebbe sottoposto a controlli da parte dell'Agenzia dei Farmaci e non utilizzato come mezzo di moda. Il giro d'affari delle sigarette elettroniche è stato quantificato intorno ai 100 milioni di euro, 2.000 i negozi aperti in Italia, un potenziale bacino da cui il fisco potrebbe ricavare risorse se verrà portata avanti la proposta di tassarle. È da definire se siano equiparati ai tabacchi o ai presidi farmaceutici, che prevedono un'imposta decisamente più bassa. Un altro